Enrico Romagnoli, dunque, prime parole da nuovo giocatore del Cuneo. Naturalmente, prima domanda: cosa ti ha spinto ad accettare questa piazza, questa avventura? Semplicemente la piazza, perché la piazza Cuneo è una città. Ho visto la voglia di riscatto rispetto all'anno scorso e io ho tanta voglia di riscatto per la passata stagione che, avendo giocato poco e venendo da un legamento bruciato rotto, ho tanta voglia di rimettermi in forma, di riprendermi e poi di riportare il Cuneo dove merita. Per te fortissime motivazioni, lo hai appena detto, no? Per questa avventura, immagino anche comunque convinto dal progetto. Tu comunque un giocatore che ha fatto la Serie C e la Serie D, hai deciso di scegliere Cuneo. Assolutamente, io ho incontrato la prima volta il Cuneo quando ero in Lega Pro, io ero a Siena. E però Siena, mi dispiace da una parte rivedere il Cuneo, perché tutto rispetto, eccellenza, ma merita altro e, come ho detto prima, col lavoro, tanto lavoro, riusciremo a riportare il Cuneo dove merita. Hai avuto già modo di, insomma, sentire il mister o comunque confrontarti, vabbè, con la dirigenza sicuramente? Quali sono, insomma, le prime impressioni? L'ho già visti molto cari come me, anche il mister, ci siamo parlati per telefono, ancora non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma già ci siamo parlati al telefono e lo vedo bello carico come lo sono io. E cosa significa per un calciatore come te, che ha visto il calcio anche a livelli professionistici, rimettersi in gioco in una categoria inferiore? Quali sono gli stimoli, le motivazioni? Ma gli stimoli, io onestamente parto dal presupposto che ho tutto da imparare. No, secondo me le categorie sì, servono, ma alla fine non così tanto, perché io avrò tanto da imparare dai miei compagni, come io cercherò di aiutarli la domenica o cercare di aiutarli in allenamento. È uno stimolo in più perché appunto è una piazza vera, una bella piazza, una piazza vera che conta. Trovi comunque una squadra che come te ha voglia di riscatto, perché questa è una squadra che ha sfiorato la Serie D e quest'anno sicuramente vuole riprovarci. Assolutamente, vi ho seguito l'anno scorso, purtroppo è andata come è andata e ci riproveremo quest'anno fino in fondo. Hai ancora un messaggio per i tifosi, alcuni dei quali sono qui presenti tra l'altro? Venite allo stadio a sostenerci.